Momento di sintesi. Dopo tanti anni di lavoro mio sul territorio, io ho avuto modo, come ho detto più volte, di conoscere veramente tantissime persone. Ho lavorato per moltissimo tempo al Tribunale dei Minori. Lì ho avuto l'opportunità di conoscere veramente tutto il disagio di questa città, il disagio che non ha colore e non ha razza. Un disagio forte, un disagio pieno, un disagio che coinvolge i bambini. E ho sentito molte storie anche di persone appunto etichettate come le persone sbagliate, che dal loro punto di vista e ascoltandole potevano avere anche ragione. Allora io mi sono fatta un'idea, e un'idea forte che voglio che passi in maniera altrettanto forte oggi qui. Dobbiamo saper ascoltare le persone buone, brave, che ci tengono, che in qualche modo ci tengono a dei valori, che hanno delle regole, esistono in tutte le loro definizioni, in tutte le loro connotazioni, sia di etnia che di colore. Qui non abbiamo avuto, avrei avuto il piacere di invitare, ne ho invitati anche delle persone assolutamente immigrate che si sono integrate perfettamente nella nostra città. E allora dobbiamo iniziare a non avere la paura di nasconderci dietro un dito, avere il coraggio di parlare di identità territoriale, riprendere i valori veri, come ho detto all'inizio, della nostra città, sentirci orgogliosi di questa città, sapendo anche ascoltare l'altro, sapendolo accogliere, come ha detto il professore Bombino prima, perché noi ce l'abbiamo questa capacità. A volte diventa però un tabù. Paradossalmente, in questo momento storico, sta diventando più un tabù parlare di integrazione e di accoglienza dell'altro. Ci spaventiamo proprio di affrontare questo argomento, piuttosto che altri argomenti. Allora, oggi qui abbiamo fatto un tavolo estremamente poliedrico, proprio caratterizzato da interventi diversi, proprio perché si può stare insieme a parlare e si possono tirare fuori delle cose buone. Lungi da me e da chi fa con me queste operazioni di tipo territoriale, caratterizzarci con dei fanatismi o degli estremismi. Qui nessuno ha totalmente ragione o totalmente torto. Qui nessuno deve essere difeso a spada tratta se ha torto. Nessuno, che sia ben inteso, e lo sappiamo bene. Ma tutti hanno diritto alla parola. La parola ci porterà solo a una crescita vera, che non è solo quella di Reggio Calabria, ma è una crescita di questo sistema sociale che sta cambiando. Necessariamente lo dobbiamo affrontare tutti insieme e dobbiamo essere capaci, avere il coraggio di farlo, mantenendo ben saldi, ripeto, tutto il discorso sull'identità, sul valore territoriale, sull'appartenenza, non è assolutamente antitetico. Mi aggancio al discorso, per esempio, dell'abbandono dell'Aspromonte, della terra, della montagna, ricordando, a chi non lo sa, che l'Esperide ha partecipato 4 anni fa al convegno internazionale, poi c'è stata anche una pubblicazione, sul mutamento del paesaggio agrario. Bene, l'Esperide ha vinto questo bando, ha potuto partecipare a questo concorso internazionale che poi è diventato un convegno e poi è diventata una pubblicazione, proprio perché abbiamo parlato dei luoghi dell'abbandono. Da noi c'è questo problema dell'abbandono, che poi è diventato dissesto idrogeologico, che è tutto collegato, che poi è diventato mutamento del paesaggio agrario, che di fatto non esiste neanche più. Allora stiamo parlando di cose gravissime, importantissime, non riguardano solo l'essere umano, non riguardano solo la persona, ma riguardano tutto il territorio che ci circonda, riguardano veramente tutto il nostro contesto ambientale. Allora, o ripartiamo da questi principi, da questi fondamenti di pensiero, oppure veramente rischiamo di fare soltanto delle cose spot che non porteranno da nessuna parte. Io oggi sono contenta che siamo stati qua, anche perché non so chi lo sa, ma al Comune si sta facendo una riunione sul welfare. Le associazioni che siamo qui però non siamo state per esempio invitate. Io questo lo voglio dire in maniera chiara, forte, perché va detto, è una città strana, è una città bizzarra, dobbiamo veramente rifare tutte le fila, dobbiamo riunirci a parlare, dobbiamo avere il coraggio di dire le cose in faccia. Allo stesso modo le persone che sono qui sono andate a chiedere anche aiuto e non hanno avuto risposte. Allora iniziamo tutti quanti a fare un percorso a più voci, tutti invitati e tutti invitati ad un confronto. Assolutamente, grazie mille.